5 maggio 2016, siamo a 18 anni da quella immane tragedia del 5 maggio 1998. 137 persone morirono qui a Sarno ed oggi c'è stato un momento, in questa mattinata davvero molto importante per parlare di sicurezza, per ricordare. E il ricordo più bello, il momento più toccante è stato quando Roberto Robustelli, salvato dal fango, salvato da morte praticamente certa, ecco, ha rincontrato i suoi due angeli. Il pilota è colui che si calò dall'elicottero del nono stormo dell'aeronautica di Grazianese per salvarlo. È stato un momento veramente toccante anche per noi. Qui abbiamo il pilota che si prodigò per far sì di arrivare sul posto e colui che si calò per salvare materialmente Roberto da quel fango, da quella tragedia. Ecco, che cosa le posso chiedere? Qual è il ricordo innanzitutto di quei momenti? Come siete arrivati? Come ci siete riusciti in quel momento? Allora, intanto ringrazio Robustelli per essere qui e soprattutto per dare la testimonianza del nostro operato. E il ricordo che ho è ovviamente un ricordo surreale di quella notte, particolarmente tragica. Il gusto e il piacere di rivedere una persona che è stata recuperata in quella notte non può che darmi gioia e soddisfazione per due motivi. Uno, perché abbiamo messo in campo noi che abbiamo operato quella notte tutta la nostra professionalità e per questo ringraziamo l'Aeronautica Militare che ci ha dato questa opportunità, ma soprattutto tanto tanto cuore. Quella sera è particolare, partimo per dover soccorrere delle persone, però non sapevamo quante persone, quindi quando arriviamo là la sera era tutto buio e il momento che iniziamo ad accendere i fari con l'elicottero ci trovavamo in una situazione proprio una catastrofe a quel punto dovrei dire e non si vedeva nulla, persone da recuperare non se ne vedevano. A un certo punto vedemmo su un terrazzo dei fuochi che erano stati accesi e con l'elicottero puntammo là subito su questo terrazzo per vedere, ecco, che ne so, è qualcuno che ci vuole fare un segnale. Qualcosa. Ecco, da quel momento, quando tutte le persone iniziarono a capire che accendere un fuoco, qualche luce, qualche torcia, era diciamo, l'unica cosa di salvataggio che poteva essere riconosciuta da parte degli equipaggi, certo. E così ci trovammo immersi, cioè in una marea di fiaccole dappertutto e quindi andammo sui vari terrazzi a recuperare persone. E Roberto come lo catturaste, tra virgolette? Come riusciste a capire? Certo, noi abbiamo diciamo, un imbrago particolare per recuperare persone sia in acqua che su terra. Diciamo le persone, ecco, come lui Roberto, fu diciamo relativamente semplice. Avremmo qualche problema in più con le persone più piccole, con i bambini, con le persone anziane. C'è un aneddoto a me che mi è rimasto qua nel cuore, che ricordo, e praticamente il recupero di una bambina piccolissima, aveva circa 4-5 mesi, io così ricordo, così a spanto. E il problema è che l'attrezzatura che abbiamo noi non è per un recupero di personale così piccolo. E quindi ci fu un attimo così di indecisione, però subito riuscì a salire subito sull'elicottero, mi misi d'accordo con il pilota e il resto dell'equipaggio, avevo una mia borsa, uno zaino, gli tolsi tutto quello che potevo togliere e lo riportai giù. Presi questa bambina piccolissima che stava ancora nel carrozzino con la mamma, mi feci dare una coperta, la misi dentro, la chiusi, dissi signora non si preoccupi, tranquilla, ci vediamo su all'elicottero. Presi la bambina e la portai su. E subito dopo riscesi e presi la mamma. Quando salì su la mamma gli fece vedere subito, aprì la borsa e la bambina dormiva, stranamente. Mentre prima piangeva, sull'elicottero dormiva. Era nata un'altra volta. Era nata probabilmente un'altra volta. E quando la portammo giù, a terra c'era, ora non ricordo, carabinieri, vigili del fuoco che si misero molto a disposizione. Una volta che diedi questa borsa, loro non pensavano che ci fosse dentro una bambina. Quando andai ad aprire, e loro videro questa bambina e ci fu qualcuno che si emozionò. Iniziarono ad uscire pure qualche lacrima, qualcosa, e quindi mi prese pure a me questa cosa. E questo è un ricordo piacevole, Roberto, che non dimenticherò mai. Roberto, questi sono i tuoi due angeli custodi, e credo che ti preserveranno per tanto tempo ancora. Che devo dire? Oggi è il giorno del ricordo, della memoria, e dopo un giorno di pioggia c'è sempre il sole, e dopo la morte c'è sempre la vita. Io ringrazio loro se oggi posso continuare a ridere, a correre, ad arrabbiarmi. Ringrazio loro perché mi hanno dato la vita e spero che questo loro sacrificio, perché come abbiamo ben capito, esula dalla loro professione, dal loro lavoro, è una passione, la vita che ti porta. Possa far sì che il mio esempio di vita possa ringraziare quello che è il loro lavoro. Grazie.